Il Polo Museale della Calabria, diretto dalla dottoressa Antonella Cucciniello, ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio 2019, che si sono tenute su tutto il territorio nazionale sabato e domenica. Il tema scelto per questa edizione è 1-2-3 Arte, Cultura e Intrattenimento. Tra i vari musei, quello di Locri ha proposto Ti ritraggo con un reperto. Una performance di giovani studenti dei licei artistici di Locri e di Siderno hanno ritratto i visitatori insieme ad un reperto archeologico del museo da loro scelto. L'iniziativa è volta a coniugare mondo archeologico e mondo artistico. Stasera, nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, che è una manifestazione a livello europeo, quest'anno il Parco Archeologico di Locri prepara un'iniziativa in collaborazione con il Liceo Artistico di Siderno. Infatti, dei giovani artisti del liceo faranno dei ritratti ai visitatori accanto a un reperto del museo scelto da loro. In questa giornata europea del patrimonio, ancora una volta Locri, grazie alla dottoressa Agostino, e fa 1-2 giorni insieme con il liceo artistico di Locri, con la sede distaccata di Siderno. Oggi c'è questa nuova iniziativa che chiunque verrà stamattina al museo, stasera e domani ancora a Palazzo Netto può scegliere un reperto e nello stesso tempo fare un ritratto. Quindi è una bella occasione, perché no, per visitare il museo e anche portare in ricordo un ritratto dal Museo di Locri. Quindi ancora una volta avviciniamo i giovani delle nostre scuole, nello stesso tempo c'è la possibilità, attraverso sia gli scavi sia il museo cittadino, di poter conoscere le nostre bellezze. Quindi non possiamo che essere contenti come città di Locri. Ringrazio la dottoressa Agostino e il mio ringraziamento va anche alla collega Anna Sofia, che è assessore alla cultura, che è sempre vicina a queste iniziative e promuove insieme con un museo qualsiasi tipo di iniziativa che va bene per la cultura. Quindi un grazie anche al liceo artistico di Locri, in questo caso la sede distaccata di Siderno, ai giovani ragazzi che sia ieri e oggi si stanno dedicando a questa giornata europea per il patrimonio. I ragazzi hanno colto con entusiasmo la partecipazione a questa iniziativa della giornata dedicata all'arte. Stamattina hanno già lavorato presso il Parco Archeologico di Locri. Domani mattina si proseguirà, verranno altri ragazzi che proseguiranno il lavoro, e loro eseguono dei ritratti abbinati, come dice appunto il manifesto dell'evento, eseguono dei ritratti abbinati a dei reperti archeologici. Noi abbiamo sempre partecipato con entusiasmo a tutto ciò che riguarda il mondo dell'arte e a questo tipo di iniziative. Per questo ringraziamo anche la nostra dirigente scolastica, la preside Autelitano, che ci ha permesso sia stamattina che stasera, insomma, di partecipare con i ragazzi a questo evento. Mi chiamo Domenico Russo e frequento il liceo artistico di Siderno. Sto ritraendo una visitatrice accanto a un grande orcio. Sto alternando diversi tipi di matite, dall'HB fino alla 6B. Qua potete vedere che ci sono 4 disegni che abbiamo fatto noi alunni della scuola di liceo artistico di Siderno, che abbiamo partecipato con tanta emozione e tanta soddisfazione per fare cose bellissime. Io e i ragazzi che erano accanto a me oggi abbiamo fatto alcuni disegni. Abbiamo realizzato i disegni con la matita e poi con la matita carboncino e più la matita fatta con il colore rosso vivace.
Abbiamo fatto anche il ritratto delle persone che passeggiavano nel museo, che abbiamo invitato loro per fare alcune foto con il tanto di permesso, e le persone hanno accettato la nostra richiesta. Abbiamo fatto con tanta gentilezza per fare questi ritratti. Abbiamo fatto delle persone, più abbiamo preso spunto alcuni oggetti del museo, praticamente il leone con le tre gambe, simbolo come quello della Sicilia, più una statua del re che praticamente è stato fatto con il chiaroscuro, e una statua che abbiamo visto lì. E noi siamo felici che abbiamo fatto questa grande intrapresa, e dobbiamo ringraziare anche i responsabili del museo e anche la direttrice che ci hanno accolto con tanta gentilezza e con tanta onestà.